Medical Live Magazine è l'informazione scientifica che corre sulla rete. Parliamo ancora di rigenerazione tissutale e lo facciamo attraverso un altro punto di vista. Cosa accade a fronte di un tumore benigno all'osso e cosa accade invece a fronte di una condizione simil tumorale? Sono aspetti certamente diversi che vanno trattati in modo diverso con valutazioni molto attente. Le spiega per noi il professor Michele Attilio Rosa, docente dell'Università di Messina, che saluto e ringrazio per voler condividere insieme a noi queste informazioni. Dunque, come e quando si interviene? Allora, il tumore benigno, come dice il nome, è una neoplasia e quindi è una neoplasia però che ha le caratteristiche istologiche della benignità e se viene spostata completamente senza che ci sia residuo di malattia, allora in quel caso si può pensare anche a una ricostruzione tissutale. Mentre nelle condizioni similtumorali, che non sono delle neoplasie ma sono delle displasie, allora la rigenerazione tissutale può oggi essere affrontata e fatta, diciamo, in maniera sicura. Per esempio, lei parlava anche del caso del tumore a cellule giganti. In quel caso come ci si comporta? Allora, il tumore a cellule giganti è una neoplasia istologicamente benigna, ma è un tumore aggressivo qui dell'osso, quindi il rischio delle recidive è particolarmente frequente. Allora in questi casi bisogna prima, dopo aver portato via il tumore col curettage addizionato con adiuvanti locali come l'azoto liquido, bisogna riempire la cavità scheletrica che si è formata con del cemento, aspettare che si è sicuri che non si verifichino recidive e dopo almeno 18-24 mesi in assenza di recidive si può pensare a rimuovere il cemento e a ricostruire la continuità scheletrica con osso autoplastico arricchito con gel piastrinico arricchito con cellule staminali, ecco, provenienti dal midollo osseo. Ecco, a proposito dell'utilizzo di cellule staminali e anche di gel piastrinico, lei come giudica i risultati fin qui raggiunti? Perché evidentemente la sperimentazione non termina mai in medicina. Lei personalmente, dall'alto della sua esperienza, cosa direbbe io, in merito? Io posso dire che sia il gel piastrinico come le cellule staminali costituiscono oggi un ausilio importante nella rigenerazione tissutale ed questo ormai la pratica lo ha dimostrato ampiamente. Esistono ancora però dei punti interrogativi sul meccanismo di azione della rigenerazione tissutale da parte di questi ausili ed questo meccanismo di azione potrebbe in presenza di lesioni neoplastiche favorire il ritorno della malattia o addirittura potenziare il ritorno della malattia e in questo caso ancora la sperimentazione deve dare il suo contributo. La ringrazio molto, professore Rosa, per aver condiviso queste sue informazioni con il pubblico di Medical Live Magazine e l'informazione scientifica che corre sulla rete. La ringrazio Grazie. Molto.